Librando, libri in volo con Stefania Bellavista. Una delle più grandi rockstar italiane che si racconta nelle pagine della sua biografia, o meglio, ci dà la sua versione della sua vita. Stefania Bellavista dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento con la rubrica Librando. Credo di essere stata abbastanza esplicita nel introdurvi il libro di questa settimana, che è appunto la versione di Vasco pubblicata da Chiare Lettere. A parlarcene abbiamo invitato il suo ufficio stampa, Tania Sachs. Grazie Tania per aver accettato il nostro invito ed essere con noi. Grazie, grazie mille e buongiorno a tutti, ciao a tutti e baci baci anche da Vasco ovviamente. Allora Tania, raccontaci un po' di questa pubblicazione. È una cosa nata abbastanza improvvisamente, devo dirti, perché Vasco non è che faccia molti libri, ne ha fatto uno solo in vita sua ed era Il diario di bordo, un libro che è rimasto proprio nel cuore di tutti i fan e anche nel mio. Questa volta la versione di Vasco ci è venuta dopo un'esperienza di quest'estate dove oltre alla malattia c'erano anche tante illazioni e succedeva di tutto. Allora a un certo punto ho detto a Vasco: perché non raccogliamo il tuo pensiero? Mi ha detto: vai, a sovrintendere a tutti i lavori, sono venuto a fare un libro che si fa leggere molto volentieri. Qual è il Vasco che viene fuori da queste pagine? È un Vasco diverso da quello che abbiamo imparato ad amare sul palco e nella sua vita? No, io direi proprio che chi conosce Vasco vede proprio il Vasco. Quelli che conoscono Vasco mi hanno detto: ma io riconosco proprio lui, lo vedo, mi sembra di sentirlo parlare. Ed è vero, è proprio un libro godibilissimo in quel senso. Vedi proprio che non c'è differenza tra il Vasco sul palco e il Vasco nella vita, nel senso, il suo pensiero è sempre quello, poi il palco ovviamente, è un mondo completamente diverso. Mi piace molto quando Vasco dice: un concerto non può durare all'infinito, ed è questo il problema della mia vita, che cosa faccio dopo quando è finito il concerto? Qual è il filo conduttore un po' che ha legato la scelta anche degli argomenti da trattare? Il filo conduttore è sempre Vasco, quello che pensa, quello che ha detto, chi è Vasco. Non c'è un filo conduttore, il filo conduttore è Vasco con i suoi pensieri, le sue canzoni, perché poi uno vede che Vasco quando scrive, lui scrive sempre un po' come se fosse una canzone. Lui è quello lì, uno vero che scrive spontaneo, molto spontaneo e di getto e dallo stomaco. E chi l'ha letto sarà d'accordo con me nel dire che ci si riconosce in quello che dice lui, che non c'è niente di più vero, in ognuno di noi c'è un po' di Vasco. La cosa che mi piaceva molto è anche che Vasco appunto dice che le biografie sono tutte false, quindi vuol dire che insomma c'è sempre una rilettura, un aggiustamento per i ben pensanti, mettiamola così, delle biografie dei grandi personaggi. Quindi questo è un Vasco senza filtri, quello che leggiamo anche qui. Assolutamente un Vasco senza filtri, come è sempre stato lui. Non si è mai curato né dei ben pensanti né di altro. Lui è quello che è ed è quello che ha pagato la sua coerenza di essere quello che è e di non essersi mai vergognato di dire quello che ha passato e anzi di dare una testimonianza di quello che è successo a lui, in modo da essere d'aiuto a chi è più giovane. Più che d'aiuto è una guida, no? Lui dice: a me è capitato questo, ho fatto questo e penso così. Attenzione, questo succede, e poi lascia che ognuno faccia. Però i ragazzi capiscono e apprezzano moltissimo quelli che loro reputano anche poter essere dei consigli di vita, diciamo. Sono 20 anni che tu sei a fianco di Vasco Rossi, che vivi diciamo a fianco, perché insomma fare l'ufficio stampa significa anche condividere tante cose. Quanto è stato duro e com'è cambiata la vita di Vasco Rossi da 20 anni a questa parte? Con Vasco io devo dire non ho mai avuto niente di duro, molto semplice, perché un po' come se fossimo cresciuti anche insieme, perché Vasco è una persona che delega molto, è una persona che ascolta molto e poi fa sempre di testa sua ovviamente, però è un dialogo molto piacevole, molto stimolante, io dico sempre, perché quello che lui dice ti aiuta sempre a pensare. Diciamo che negli anni, con il successo che è aumentato via via, avrebbero dovuto diminuire i problemi, invece sono aumentati in effetti, ma sono tutti problemi di ordine diverso, insomma devi gestire molte più persone, stare attento, parlo della mia parte, no? Stare attento a scegliere bene le cose, ecco la difficoltà è stata questa, cioè mano a mano la crescita esponenziale corrisponde a amici che sono sempre meno amici, devi stare un po' attento, ecco un po' tutto un contorno, per il resto è facile perché stai vicino a un artista che è vivace, stimolante, curioso, quando è sul palco non ce n'è per nessuno e intendo dire anche che dopo 20 anni io vedo i concerti sotto palco e mi diverto.
un aneddoto che ti è rimasto più nel cuore, una curiosità, una cosa che magari una faccia di Vasco che noi fan non conosciamo. Ma temo che non ci sia niente che voi fan non sappiate, soprattutto da quando esiste Facebook e lui dice tutto. Ma sai, aneddoti con Vasco, Vasco è un tipo che ci sorprende tutti i giorni. Vasco non ha una routine, ecco, l'aneddoto migliore è che tu dici va bene, adesso farà questo, invece no, ti spiace, fa un'altra cosa, fa completamente diverso, ed è questa la bellezza di Vasco, è sorprendente quotidianamente. E probabilmente la cosa che poi noi effettivamente amiamo di Vasco. Credo proprio di sì. Mi racconti un po' invece il suo rapporto con le nuove tecnologie, abbiamo imparato un po' a viverlo tramite Facebook, tramite i suoi video. Vasco è proprio l'innovatore assoluto, da quando sono nati i telefonini lui ha sempre giocato con i telefonini, con tutto quello che è materiale tecnologico. Io credo di poter dire, anche se io non c'ero, che addirittura ai tempi di Punto Radio era lui il tecnologico del gruppo, voleva ampliare, potenziare l'antenna, insomma lui per la tecnologia, per le cose nuove è sempre stato presente. Da quando c'è Facebook, lui usa da 3 o 4 anni Facebook, però improvvisamente quest'anno ce ne sono accorti anche i media ufficiali che esiste Facebook. In realtà lui dialoga così con i suoi da un bel po', però è il mondo che era indietro, il mondo dei giornali, della televisione, hanno scoperto improvvisamente che c'erano 2.700.000 persone che cliccano mi piace, che frequentano la pagina di Facebook, e hanno pensato che fosse una cosa degna di notizia. In realtà è una rivoluzione che lui usa da un po'. E diciamo che anche tramite questi mezzi di comunicazione lui ci ha già dato delle versioni del suo Vasco. Ma è per quello che ci è venuta in mente la versione di Vasco, oltre ad assomigliare al personaggio di Mordecai Richter, non so se avete letto la versione di Barney, e se non l'avete fatto leggetelo perché è un libro fondamentale, oltre ad assomigliare al personaggio dicevo è anche il titolo perfetto perché è la versione di Vasco, meglio di così non so dirti. L'ultima cosa che volevo chiederti è se ci sono dei progetti che ci puoi già preannunciare e se lo rivedremo sul palco. Primo progetto quello della Scala, ed è un grande onore essere presenti alla Scala con un balletto sulle figure femminili delle canzoni di Vasco, e questo è già una cosa stupefacente. Per il resto chi vivrà vedrà, come dice Vasco, una cosa alla volta, intanto la Scala è già un progetto molto ambizioso per un rocker, eh? Sembra che la danza, la musica classica siano distanti, in realtà io ho sentito qualche cosa e ti assicuro che il rock sulla musica classica ci sta bene, e ancora una volta Vasco ha ragione. Tania, io ti ringrazio tanto per essere stata con noi e sono sicura che il libro andrà benissimo. Grazie. Ciao, grazie Tania. Mille. Grazie, un bacio a tutti voi. Insomma, un Vasco senza filtri che si racconta attraverso le pagine di questo libro. La versione di Vasco, scritta appunto da Vasco Rossi, edito da Chiare Lettere. Con questo io ringrazio tutti gli ascoltatori per essere stati in nostra compagnia e vi rimando al prossimo appuntamento con la rubrica Librando. Da Stefania Bellavista, arrivederci.